Venerdì ci siamo, l'aperitivo su Telesondre News, ma causa Covid, causa DPCM, c'è in giro praticamente nessuno, siamo in zona Scarpatetti, alle 3 del pomeriggio, un fantasma c'è là dietro di me, ma forse non si riesce ad intervistare. Proviamo a cambiare zona e vediamo. Ci siamo spostati di pochi metri, siamo finiti davanti al museo, museo ovviamente chiuso, e continuiamo a non incontrare persone per poter fare l'aperitivo. Noi ci stiamo provando, continuiamo a provarci, andiamo da un'altra parte, andiamo. Siamo in giro, siamo arrivati in piazza, anche qua c'è in giro nessuno. Proviamoci a vedere se... Bar, proviamo. C'è nessuno manco qui, ma continuiamo la ricerca. Qualcosa di aperto abbiamo trovato. Ovviamente una farmacia. Vedete quello che c'è scritto? Mascherine chirurgiche. Poi cosa abbiamo ancora? Gel igienizzante per mani in tutti i formati, disponibili. Poi ci sono i saturimetri. Ci sono anche i saturimetri. È fantastico! Guanti lavabili, è tutto disponibile. E qui è uno dei pochi aperti. Sempre il nostro tour continua. Però abbiamo scoperto una cosa interessante. Possiamo tranquillamente oggi sederci su questa poltroncina. Se non ci piace, pure cambiarla. Questa è più larga. Tanto non c'è in giro nessuno. Ci stiamo praticamente divertendo solo noi con l'aperitivo. Non troviamo nessuno a intervistare. Pure questa. Anche questa. Ci sediamo anche qua. Voglio esagerare. Vado sulla panchina. Tanto posso addirittura, volendo, sdraiarmi. Tanto non troviamo nessuno a intervistare. Ragazzi, forse una persona l'abbiamo trovata. Vediamo se ci avviciniamo con calma. Forse riusciamo a fare una domanda. Andiamo. Buongiorno. Mi ha raccontato che è di Sondrio. Io ho una domanda da fare. Ma DPCM cosa vuol dire esattamente? L'acronimo di DPCM. Chi lo capisce? Adesso dicono tutto in inglese. No, è in italiano. È un acronimo italiano, però purtroppo questo. Ah, boh. Siamo talmente abituati a dire DPCM che alla fine... Io non lo dico mai. Perché lo odia, non lo sopporta. Anch'io ho un po' di problemi. Cioè, sono due acronimi che si usano. L'altro è DAD. Ah, sì? Allora io sono un po' indietro, no, guardo. Beh, ha figli che vanno a scuola? No. Ecco, no. Perché il secondo è didattica a distanza. Ah, didattica a distanza, ho capito. No, caro. Adesso sono in pensione. Allora, una persona siamo riusciti a intervistare oggi, quindi direi di chiudere qua. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM e DAD e didattica a distanza. Volevamo chiedere a questo. E farei una chiusura, perché se la merita, oggi abbiamo tutto il tempo. Da Sondrio, dalla Lombardia, dall'Italia e dall'Europa. È tutto.